Questa mattina ci troviamo a spoilerare il progetto Balnea, un progetto totalmente finanziato dalla Regione Campania tramite gli ambiti S5 delle politiche sociali del Comune di Salerno. È stato un lavoro egregio portato avanti dall'assessore De Roberto, dove è andato a immaginare prima, progettare, realizzare una spiaggia dedicata alle persone con disabilità. Si cercherà di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze speciali da parte degli utenti, quindi non soltanto per le disabilità motorie ma anche per quelle sensoriali, dove grazie all'installazione di attrezzature ad hoc, ausili ad hoc, sedie job e avere una serie di servizi in muratura che vanno praticamente a facilitare anche le operazioni di vestimento e svestimento dei fruitori, dei balneatori che godranno di questa spiaggia, ci sembrava doveroso dare l'esempio come pubblico a quello che diciamo è ancora visto come una nicchia da parte di quelli che sono tutti gli stabilimenti balneari. Quindi questa spiaggia che non vuole essere un lido per disabili, attenzione, ma vuole essere proprio una spiaggia che possa essere l'immaginario di un discorso di come si vive il mare. Che cosa deve fare una spiaggia perché possa essere accessibile a una persona con difficoltà? Allora, per una disabilità motoria è fondamentale che ci sia praticamente uno scivolo che abbia una pendenza dell'8% per arrivare in spiaggia, che ci siano delle passerelle che arrivino fino al bagnasciuga, quindi diciamo che possano servire sia le persone che vanno in spiaggia per fare direttamente il bagno, ma anche allo stesso tempo per raggiungere le postazioni degli ombrelloni, dove in questa spiaggia specifica si è pensato anche ad una pavimentazione da sopraelevare alla sabbia per diciamo rimanere più in maniera più sicura e assestata. Poi questo è un discorso che è legato alla carrozzina, ma non solo alla carrozzina diciamo classica manuale, ma anche alla sedia job. Quindi diciamo che gli accorgimenti sono sempre da un punto di vista di ausili e da un punto di vista assistenziale, perché magari ci sono delle patologie che non hanno l'autonomia per poter andare in sedia job da soli e quindi era diciamo di vitale importanza anche che ci fosse del personale qualificato che potesse dare questo tipo di assistenza. Rispetto agli anni scorsi sono stati fatti dei passi in avanti per questa spiaggia? Sì, assolutamente sì. Ripeto, il secondo anno che Balnea ha vita, però nello stesso tempo devo dire che grazie anche alla sensibilità di qualche proprietario di stabilimenti balneari sono state quantomeno garantite quelle forme basilari di accessibilità che sono l'adozione della sedia job e delle passerelle, con la passerella che arriva fino al bagnasciuga. Nella nostra città abbiamo comunque dei riferimenti: per la zona occidentale c'è la Conchiglia, per la zona orientale c'è il Miramare, l'adozione dell'ausilio si sono nel tempo attrezzati tutti, anche Marina da Rechi, che anche non vorrei fare pubblicità, però va riconosciuto il merito a chi ha progettato diciamo dal punto di vista imprenditoriale un lido per tutti, perché è un lido dove si hanno distanze molto brevi dal parcheggio alla battigia al bagno, le passerelle sono con la pendenza giusta, la larghezza giusta, quindi lì è stato anche la bravura dell'imprenditore a non adottare soltanto un criterio di sensibilità, ha capito che poteva essere un ampliamento del proprio business, della propria offerta, perché non ci dimentichiamo, in genere la persona con disabilità non si muove mai da sola per andare a mare. Quindi chiaramente è un discorso diciamo questo di natura privata, dove io con i miei soldi porto i miei soldi a chi mi garantisce una serie di servizi che sono eccellenti. Sono pubblicizzati i servizi per i disabili oppure no? Allora, per quanto riguarda il Comune di Salerno, chiaramente essendo una pubblica amministrazione ha pubblicizzato quelli che sono i propri servizi, tra cui questo, c'è un link sul portale del Comune con gli orari, oltre diciamo all'infrastruttura, ecco, alla spiaggia attrezzata. Questo progetto Balnea, che ripeto è una creatura dell'assessore De Roberto, ne
nel senso che ci ha lavorato proprio materialmente a far camminare le carte, come si suol dire. Ha curato anche l'aspetto, diciamo, delle persone che non hanno l'autonomia per recarsi in questa spiaggia. C'è un servizio navetta che li va a prendere e li riaccompagna in base alle proprie esigenze, quindi mantenendo delle fasce orarie, e quindi è un ulteriore passo in avanti a chi, diciamo, non può godere il mare perché magari non ha familiari o perché i familiari lavorano. Qui c'è tutto il necessario, ecco, per ossigenarsi e per respirare un'aria, una ventata di positività. Ci sarà in futuro la possibilità che quasi tutte le spiagge siano attrezzate? Vabbè, questo, diciamo, è l'augurio di tutti, diciamo, di dove è un discorso che deve essere proprio, deve raccogliere la pluralità dei balneatori. Non pensiamo però che nei comuni limitrofi, diciamo, questo aspetto sia curato di più o curato meglio. È un problema, credo, che sia un po' diffuso. Tolto il Salento, che hanno loro la cultura non solo del fare il turismo accessibile, ma di fare anche accoglienza, bene o male i posti sono simili tra loro. Il nostro augurio è quello, grazie anche al PIS TV, che ne date spazio alla tematica, ma anche a destagionalizzare l'argomento, nel senso che non se ne debba parlare solo in estate, ma cominciare ad immaginare una sorta di turismo per tutti, diciamo, un turismo a me piace chiamarlo per la diversità umana. Per tutto l'anno. Esattamente, sì, anche per tutto l'anno, per godere il mare anche il periodo invernale, ma soprattutto nel dare attenzione, diciamo, a quelle che sono meno visibili come disabilità, che non è la sedia a rotelle soltanto, ma che ci sia anche la possibilità di rendere accessibile non vedenti, ipovedenti, a chi ha una disabilità sensoriale, ma le stesse famiglie numerose con bambini, delle spiagge dove siano inclusi nelle attività anche le persone anziane, diciamo tutte quelle fasce, ecco, non categorie, però mi piace chiamarle fasce, quelle cosiddette deboli, fragili, dove se noi riusciamo a dare la giusta attenzione è praticamente direttamente proporzionale a quello che è poi la qualità di vita a chi non ha anche un modo per doganare il famoso tabù che i disabili da una parte e gli normodotati da un'altra parte, quando poi in realtà possiamo stare insieme perché uno impara dall'altro. Assolutamente, oggi la parola inclusione e integrazione credo che siano vocaboli molto abusati, dove certe volte si creano dei claim spot per sembrare che sia il passo coi tempi, poi alla fine in concreto non lo è. Quando io dicevo, facevo l'esempio che sarebbe bello quel mondo dove io con i miei soldi decido io di pagare, quindi non essere indotto sempre da coloro che sono più accessibili di altri, è proprio questo il discorso. E la tematica da centrare, il focus, è quello di avere di lavorare affinché tutti siano accessibili per tutti. Ma così non soltanto nelle spiagge, anche per quanto riguarda le strutture turistiche ricettive, perché in determinati posti sono costretto a prendere un albergo che sia almeno un 4 stelle, che abbia garantito tematica di servizi. Sarebbe bello anche per chi non ha la possibilità o che ha la possibilità di fittare e di prenotare in un B&B, che ci siano anche B&B che rispettino quelli che sono gli aspetti normativi, ma che rispettino anche, diciamo, la diversità umana, ecco, quella di cui parlavo prima. E questo, diciamo, è scaturito molto da chi ha l'obbligo di controllare, chi ha il potere, diciamo, di sancire se una struttura può essere aperta o meno. E diciamo che riguarda un po' tutto il mondo turistico. Oggi la persona con disabilità è sempre troppo spesso proiettata a fare un turismo croceristico,